Prima che inizi il video vorrei ricordarti che sono in live tutti i giorni alle ore 15 sul mio canale Twitch, dove regalo F1 24, nuovo gioco di EA Sports, a 3 di voi. Se non hai ancora visto il video dove spiego questa cosa, vallo a vedere. Ti aspetto in live per provare a vincere una copia e anche per giocare con me ad F1 23 tutti i giorni. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Righi03. Oggi ragazzi siamo tornati in un nuovo video analisi di F1 24, perché oggi continuiamo la nostra bellissima serie di reaction, perché è uscito un nuovissimo trailer di gameplay, questa volta del nuovo gioco di EA Sports di Formula 1. Ragazzi, lo scorso video dove reagivo al primo trailer ufficiale vi è piaciuto tantissimo, quindi like, commento e condivisione anche a questo video, importantissimo. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, che vi vedo. Oggi 22 aprile è stato fatto vedere per la prima volta il gameplay e più che altro un approfondimento del gameplay, di una parte importante del gameplay di F1 24, ovvero il dynamic handling. Tutte le modifiche e il motore che appunto sosterrà l'handling e il comportamento quindi della vettura quando andremo a guidare su F1 24, che saremo o da volante o da pad. Quest'anno hanno fatto un lavorone, infatti è il più grande cambiamento di handling fatto da EA Sports, comunque da Formula 1, da Codemaster, da questo gioco negli ultimi anni. Penso che non sia mai esistito un cambiamento così di tronco fatto del genere. Andremo a vedere nel dettaglio prima il trailer e quindi ad analizzarlo. Questa volta non ho informazioni aggiuntive per quanto riguarda questa cosa, ma comunque vi andrò a parlare bene del dynamic handling, a spiegarvi che cosa ci sarà e appunto anche a vedere il trailer insieme, visto che magari qualcuno di voi non l'ha visto. Quindi bando alle ciance, andiamo subito a vedere il trailer. Eccoci qui col trailer ragazzi. Questo è il trailer di 5 minuti, uscito sul sito ufficiale appunto e anche su YouTube, sul canale ufficiale di EA Sport. Andiamo a vederlo. Hello, I'm Alex Chase. Welcome to the first official gameplay deep dive of EA Sports. Il primo gameplay ufficiale. We'll introduce the game-changing upgrades we've made to enhance the player's driving experience. Perfetto. Eccolo, EA Sports Dynamic Handling, la rivoluzione di quest'anno per quanto riguarda il modello di guida delle nostre Formula 1. Ok, quindi le sospensioni, andiamo a vedere questa cosa molto importante. Intanto ci sono i creator, ci sono stati i creator che hanno provato in prima persona già il gioco a quanto pare, e il dynamic handling in specifico, quindi hanno dato la loro opinione in questo video di approfondimento. Come potete vedere le sospensioni si muovono veramente tanto, infatti le prestazioni della vettura cambieranno in base ai tracciati, l'auto sarà prevedibile e quant'altro. Anche il peso dell'auto è tutta una cosa molto diversa. Anche la forza delle molle è stata rivista per aumentare il realismo della distribuzione del peso quando l'auto è sottoposta a carichi diversi. Ecco nello specifico lo spostamento del setup e delle sospensioni, come potete vedere come si muovono, come si sposta, e questo appunto darà molto molto impatto per quanto riguarda la modifica degli assetti in gara e dello spostamento delle sospensioni del macchina durante le nostre sessioni di gara, anche miglioramento del modello delle ruote. Andiamo a vedere di che cosa si sta parlando. Abbiamo modificato l'usura delle gomme e le impostazioni di simulazione per offrire un'esperienza più realistica e prevedibile. Sinceramente ragazzi, io non ho mai avuto, da quando gioco F1, problemi di usura delle gomme, poi ovviamente non so voi, ma per quanto mi riguarda non l'ho mai avuto. Ma con questo miglioramento della fisica e di tutto quanto appunto fatto sulle gomme, dovrebbe essere anche più difficile la gestione delle gomme e quindi aumentare la difficoltà e la realisticità e il realismo del gioco. Un nuovo modello termico fornisce una rappresentazione accurata degli effetti che il calore può avere sull'aderenza delle gomme, quindi se usciamo di pista o cose del genere. Ad alta velocità ho tantissima aderenza, ma a basse velocità devo lottare per non perderla. Con una guida pulita, fluida, in aria pulita le gomme dureranno più a lungo rispetto a quando respingiamo l'auto al limite. Quindi cioè, il nostro modello di guida si adatterà a quanto appunto sarà l'usura della gomma. Se noi portiamo la macchina in traiettoria ideale e quant'altro, quindi non spingiamo del tutto, le nostre gomme si salveranno molto maggiormente rispetto a prima. E anche viceversa, se spingeremo l'auto al limite su traiettorie che non sono quelle normali, ideali, o comunque
comunque per appunto sorpassi e quant'altro, le gomme si useranno più facilmente. Ora cerco di spingere e aumentare la velocità. In questo momento il limite dell'auto è ancora lontano. Realismo anche durante le condizioni variabili, interessante. La superficie della pista fornisce ai piloti il maggior feedback, permettendo di sfruttare al meglio per massimizzare le prestazioni. Benissimo. E qua vediamo anche un po' di gameplay. È possibile raffreddare le gomme guidando fuori dalla iettoria. Benissimo. Improved aero model, quindi anche l'aerodinamica delle vetture è stata appunto portata avanti, è stata aggiornata, insomma. Oltre ai rivoluzionari aggiornamenti di pneumatici e sospensioni, abbiamo rielaborato l'aerodinamico delle auto per aumentare ulteriormente il realismo. Ecco, come potete vedere, hanno fatto delle modifiche per quanto riguarda l'aerodinamica della macchina, delle forze a cui è sottoposta l'auto. Seguendo un altro pilota, oltre a percepire una maggiore accelerazione per la ridotta resistenza dell'aria, si potrà sentire anche una riduzione dell'aderenza a causa delle turbolenze. Ok, quindi quando saremo in scia sarà ancora più potente l'effetto della scia che acquisiremo. Cioè, giustamente, abbiamo anche migliorato il sistema di riduzione del coefficiente aerodinamico, quindi il DRS, uno strumento essenziale per i sorpassi. Benissimo, si comporta in modo diverso per ogni vettura e su ogni pista. Quindi un'auto con un alettone posteriore più ampio potrà beneficiarne di più per la maggiore resistenza aerodinamica. Questo ovviamente non so come poi andrà gestito, magari nelle gare online, con le, come posso dire, con le prestazioni pari, ma credo che verrà poi bilanciato, insomma. F1 e 24 riflette anche le caratteristiche delle scuderie ufficiali. In che senso? Perciò un'auto incentrata sulla velocità nei rettilinei come la Williams andrà meglio a Monza piuttosto che a Monaco. Ah, perfetto, quindi diciamo che ci sarà nelle carriere anche una variabile in più. Ogni veicolo ha punti a favore e punti contro. Ciò significa che ci sarà ancora più battaglie in griglia con le altre vetture in carriera. Questo è molto molto buono. Abbiamo migliorato la simulazione aerodinamica apportando modifiche al profilo del telaio. Per esperti tra di voi potranno utilizzare i dati precisi di altezza e prestazioni della telemetria per personalizzare gli assetti in ogni circuito. Questo non lo so cos'è, ma è incredibile quello che sto vedendo. Cioè, ci saranno un sacco di dati di telemetria che ti aiuteranno. Ecco, UDP User Data Grand Protocol, che appunto ti aiuterà a fare i migliori assetti. E anche, questo è molto interessante, è stata fatta un upgrade alla Power Unit. Ci saranno delle nuove opzioni per modificare la Power Unit. Ecco, anche gli interni delle vetture sono stati migliorati. Ecco qua, questo è tutto il nuovo menu. A partire dalla Power Unit, queste cose dentro F1 23 non ci sono. Ci sono queste modifiche che è il differential adjustment on throttle e off throttle e l'engine braking. Ovviamente questo andrà ben studiato e ben letto, ovviamente, quando ci sarà tutta la traduzione in italiano, insomma, e avremo il gioco a mano e potremo provare queste cose con le nostre mani. Però appunto possiamo modificare molte cose al motore, cosa che non si poteva fare nei capitoli precedenti. Quindi maggiore realismo e maggiore difficoltà, però buono. Ma a me piace, va bene che ci sia più di difficoltà. Abbiamo ripesato la raccolta di energia per consentire al pilota di controllare in tempo reale l'energia generata, cioè l'ERS. In cui qua potete fare, come potete vedere, grazie alle migliori configurazioni dell'acceleratore, potete richiedere più potenza in sequenza. Ciò riduce il consumo della batteria e permette di adottare strategie più avanzate. Quindi, raga, la batteria, oltre a essere lo stupido premo X e c'ho il sorpasso, rilascio X e non c'ho più il sorpasso, e quindi magari fare ERS management, perché in questo caso l'ERS non lo devo usare, adesso lo salvo, frenando un po' di più riesco a recuperarne di più. Invece no, quest'anno sarà ancora di più possibile e impattivo, impattante l'ERS. Le modifiche ai sorpassi migliorano anche la gestione della velocità in rettilineo e il consumo di energia. Ad esempio, i piloti possono ridurre l'erogazione di potenza con un lift and coast a fine di un rettilineo, per risparmiare energia da utilizzare poi in seguito. Questa cosa ovviamente tutte nel 23. Questo dettaglio era piuttosto difficile da cogliere in F1 23, infatti dice, ma non lo sarà più in F1 24. E una cosa che mi era stata appunto mancante, questa cosa molto molto figa, siamo felici di riproporre una delle funzionalità preferite dei fan, ovvero nell'F1 2018, che poi è stata tolta, si potevano cambiare i profili dell'ERS, cosa che adesso si potrà rifare appunto. Finalmente in gara anche possiamo cambiare proprio l'ERS
e quindi cambiare se averlo in hot lap, in modalità sorpasso mega, quindi ultra consumo della batteria, medio o proprio no, così non puoi consumare, proprio non consumi batteria e vai su un recupero incredibile. Esatto. Quindi ci sarà proprio la possibilità di, come posso dire, usare la batteria al 100% anche con le modifiche sia al motore che si possono fare dall'assetto e anche dal proprio durante la gara, invece del solito e stupido sorpasso no, sorpasso no. Quindi questo è quanto per il gameplay, per questo trailer gameplay di F1 24. Alla fine non è che io abbia tantissimo altro da dirvi, come vi ho detto non è come lo scorso trailer dove avevo, diciamo, delle informazioni in più, visto che lo scorso trailer, diciamo, che non era un trailer reveal ma alla fine è stato tutto rivelato, come posso dire, dopo. Però come potete vedere ci sono tantissime modifiche per quanto riguarda la guidabilità della macchina. Secondo me con questo Formula 1 24, come vi ho già detto, sta tendendo molto di più al realismo piuttosto che all'arcade, perché appunto la grande modifica delle sospensioni che abbiamo visto, che mi sta apparendo anche qua dietro, e anche tutte gli improvement alle ruote, alla fisica delle gomme, all'aerodinamica e quant'altro, rendono molto più difficile e anche molto più simulativo il gioco, cosa che le persone chiedevano, assolutamente, è una cosa che super chiedeva la gente. EA Sports sta ascoltando chi gioca il gioco, come potete vedere, e lo vedrete sicuramente nel prossimo trailer, perché il 25, se non mi sbaglio, tra qualche giorno, non mi ricordo, ci sarà un altro trailer che presenterà ufficialmente le novità della carriera. Una cosa che ci tenevo a ribadirvi anche in questo video è importante, ovvero che l'handling che si è visto nella beta 1, per chi ha provato la beta 1, non è l'handling finale, ragazzi, ci sono stati dei problemi di build e proprio queste cose non sono state, quindi il dynamic handling non ha funzionato e quindi l'handling che si è visto e tutte le migliorie che dovevano esserci presentate nella beta di questo dynamic handling non ci sono state praticamente. Tutto verrà fatto vedere in beta 2 e beta 3 e anche ovviamente al rilascio del gioco, quindi vedremo effettivamente il funzionamento di questo handling che è stato presentato in questo video nelle prossime beta e ovviamente nei prossimi mesi. Raga, manca quasi un mese esatto all'uscita della Champions Edition, non manca veramente niente. Cosa ve ne pare di tutte queste modifiche fatte a sospensioni, gomme, aerodinamica, motore e quant'altro? Ditemelo nei commenti, fatemi sapere se secondo voi questo trailer è promettente oppure è solo fuffa per dire mettiamo queste cose qui e alla fine sarà lo stesso stupido gioco di sempre. Io in F1 24 ci credo, secondo me sarà un bel upgrade di F1 23 che secondo me è stato un bel capitolo. Ditemi la vostra nei commenti, like, commento e condivisione, come al solito iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e controllate la descrizione del video per non perdervi tutti i miei profili social. E nulla, voglio veramente sapere voi cosa ne pensate e io non vedo l'ora di mettere mani a questo gioco, perché ovviamente io avrò, grazie a EA Sport, la possibilità di metterci le mani prima e spero appunto di poi potervi dare un mio feedback realistico di questo gioco. Ovviamente io prendo tutto con le pinze, non voglio esaltare troppo il videogame, ma questo è quanto, quello che stanno facendo vedere. Noi ci vediamo ovviamente sul canale con altri video, ma ovviamente con il prossimo trailer, perché ormai li stiamo analizzando tutti, e ovviamente iscrivetevi al canale perché anche ci saranno i gameplay provati proprio da me e poi ci saranno, vabbè, le varie carriere e quant'altro, quindi iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo video, un bacione a tutti e ciao da Ricky.